Ed eccomi di nuovo qui con la mia amica Joy, ve la ricordate? È quella mia amica che viene nella mia cucina e mi insegna i rimedi fai da te per alcune cose, per essere la casalinga perfetta, per alcune cose di casa, sulla bellezza, sulla casa, sui capelli. Insomma, oggi è venuta ad aiutarmi a fare una cosa molto interessante. Sì, Moni, oggi vediamo come fare in casa il detersivo per i piatti, assolutamente naturale, non inquina e ci vanno solo tre cose. Aspetta, ma sì? Tu sei il MacGyver in casa? Sono il MacGyver in casa. Allora, ho capito, è sabato sera, ho cucinato un sacco di pentole, piatti, apro, non ce l'ho più. Arrivano gli ospiti, è tutto chiuso, rigorosamente. Tutto chiuso, però in frigo ho tre limoni, ho dell'aceto di vino bianco, del sale, mi faccio il detersivo fai da te. Come hai visto, io avevo tutto in casa. Perfetto. Partenza. È come una brava assistente. Grazie. Hai visto, Moni, come sono morbidi? Li abbiamo fatti bollire per un'oretta, più o meno. Adesso devo fare un'operazione, ci impastiamo le mani. Tolgo i semi, perché questi limoni andranno frullati. Anzi, mi puoi passare soltanto una ciotolina per i semi? Grazie. Qui per fortuna ce ne sono pochi, li togliamo perché altrimenti il nostro detersivo non diventa proprio cremoso come vogliamo. Senti, ma fa la schiuma? Questo detersivo non fa la schiuma, quindi non inquina. Non ho studiato chimica, però dovrebbero essere i tensioattivi, quei componenti che inquinano e si trovano negli shampoo e nei detersivi. Quindi questa operazione che può essere anche antistress, eh? Sì, davvero. Non sono tanto carini da vedere, ma credimi, funzionerà. Andiamo a frullare. Pronti? Adesso aggiungiamo l'aceto e il sale fino. Ma quanto? Ma guarda, tu vai a occhio, quando vedi che diventa tutto una crema omogenea, il tuo detersivo è pronto. Ok. Oh. Io direi. Abbondiamo? Sì, vai. Ciao, ciao. Pronto? Secondo me sì. Pronto. Che profumo. Adesso non ci resta che provarlo. E voilà. È pronto? Prontissimo. Senti, ma quanto lo posso conservare? Ma dipende da quanta gente inviti a cena, mi sa. Ah, pochissimo. Non mi durerà niente. Questa casa sembra piena di gente. Pollo, tu mi hai provocato e io te magno. Oh yeah! Ok, benissimo, la rifacciamo. Oddio, cosa devo fare? Stop.